Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, ragazzi, abbiamo fatto uno slime fluffy bellissimo. Appunto, è un ottimo antistress, super allungoso, elastico, per chi vuole rilassarsi. Allora, iniziamo subito con la preparazione della ricetta. Ci serviranno qualche grammo di colla vinilica bianca, poi qualche cucchino di bicarbonato di sodio purissimo, soluzione per un pochino per lenti a contatto e un pochissimo di sughero da barba. Allora, iniziamo versando la colla vinilica qui, io l'ho già versata. E se volete potete colorarla con dei colori acrilici, io la coloro. Infatti la faccio di viola. Vabbè, dimmi che si fa, dimmi che... Dai, si va, quando va. Si va, dai. E oddio, dov'è il mio mestolo? Eccolo. E mescoliamo fino a quando non si prenderà bene bene di colore. Voilà, violetto più che altro, violetto. Ottimo. E per chi volesse, io aggiungo anche un pochino di assetto. Mettiamo brillantini. Li raggiungo. Non alla parete, però. Occhio, non vedo qualcuno. Guardate qui. Voilà. Ottimo come è venuto, ottimo. Adesso ragazzi, io gli avevo aggiunto un pochissimo di schiuma da barba. Oddio, ma è un po' già tanto, mi sa. Speriamo di no. Per l'endido flaffoso. Mi raccomando ragazzi, siete cauti con la schiuma da barba, perché se ne mettete troppa il vostro slime verrà molto duro. E lo scherzo è che non mancano dei grumi. Perciò attenti con la schiuma da barba. Ottimo, e poi dopo io gli vado a aggiungere qua pochissimo di bicarbonato purissimo per farlo un pochino addensare. E mescolo fino a che non rimangano grumi. Ottimo, dopo aver arrivato fino a qui ragazzi ne aspettiamo un po' di liquido per lentini per farlo addensare. Ottimo. No, mettiamo gli altri. Ottimo, ragazzi, adesso che si è alla ciotola. Oh my god, no, è troppo appiccicosa. O sei? Sì. Per questo ne aggiungeremo altra. Fino a quando stacco completamente la ciotola e senza rimanere appiccicosa. No, è ancora appiccicoso, ragazzi. Oddio, oh my god. Altro. Cioè, diciamo un po' è rimasto appiccicoso, ragazzi, perciò aggiungiamogliene un altro pochino. E vediamo il risultato. Ottimo, già ragazzi è un'altra cosa. Oddio mio. Anche se però diciamo devo dire che è rimasto ancora appiccicoso. Se vi rimane appiccicoso anche a voi, molto prima, ragazzi, aggiungete altre soluzioni per le lentine che faccio io. Perché fino a quando proprio non deve essere solo appiccicoso. Ottimo, mi sa che è riuscito, ragazzi, mi sa proprio che è riuscito. Oddio mio, ragazzi, sì, esatto, super fluffoso. Oh my god, ragazzi, no, questa è una ricetta bellissima.
guardate com'è bello il colore, guardate! Oddio ragazzi, ma sentiamo già, cioè guardate! È super elongoso, fluffoso! Cioè, poi questo colore viola che ho scelto è bellissimo, ci sta benissimo come colore. Forse è ancora un altro, perché è appiccicoso, ragazzi, sapete? Oddio mio, si spalga un pochino ovunque. Dobbiamo aggiungere altra soluzione per il Valentino, aspettate per l'altro pezzo. Addensati, mannaggia, non devi rimanere appiccicoso, ragazzi. Vediamo adesso, raga. Ecco, adesso non è proprio appiccicoso. E devo dire, ragazzi, che quello fluffy è venuto. Wow, ragazzi! Cioè, è morbidissimo. A volte scoppietta. No, Leonardo, è bellissimo. Poi. Insomma, guardate il colore, è vero vicino alla cotta, è tipo squishy gelatinoso. Mamma mia. Cioè, poi ha un violetto un po' che si distingue. Cioè, non so, vediamo se gliene aggiungiamo un altro pochino, raga. Cioè, ma è bellissimo. Aggiungiamo in alto, io ho aggiunto un altro pochino goccia di colore acrilico, ragazzi, per farlo diventare più violetto. Oddio, no, raga, cioè, no, raga, ditemi che non è vero, cioè, datemi un pizzicotto, cioè, ma cosa? È bellissimo, ragazzi, lo adoro, cioè. Dopo esperimenti tanti, tanti usciti, alla fine c'è uscito. No, Dio, ragazzi. Ragazzi, fate tutti questa ricetta. È bellissima per chi vuole qualcosa fluffy, anche gelatinoso, cioè, misto. Adoro, ragazzi. Se io non niente, magari metto un pochino di brillantini, ma la prossima volta che farò un'altra ricetta, ragazzi, lo decorerò di più, aggiungendo magari anche, non so, palline, altre cose particolari. Ma io se non niente, avrò solo i brillantini e il colore. Però è bellissima, ragazzi. Ragazzi, fate tutti questa ricetta perché è al 100% funzionante. Bellissima. Ok, ragazzi, il nostro video finisce qui. Lasciate un bellissimo pollice in su se vi è piaciuto il video qua sotto. Mi raccomando, se vi piace quello che faccio anche nel mio canale, iscrivetevi qui sotto e attivate la campanellina per ricevere tutte le mie notifiche, sia sul computer che sul tablet. E niente, noi ragazzi ci vediamo. Ci vediamo ragazzi domenica, domani, alle 16, cioè dai, vediamo, verso domani pomeriggio per un nuovissimo video, ragazzi. Dove appunto farò, ragazzi, non vi spoilerò niente, lo scoprirete soltanto domani, un nuovo video. E niente, finisce qui. Ci vediamo domani per un altro video bellissimo, ragazzi. Ciao a tutti!